una delle tante cose interessanti che hai detto è che qualora parti, tu hai detto che probabilmente resterà, ma qualora partisse, c'è bisogno probabilmente di qualcuno al suo posto per sostituirlo. Però non ho mai pensato, ti dico la verità, non ho mai perso un minuto a pensare in mercato post Zaniolo, perché io ti dico la mia convinzione, magari sbaglio, però la mia convinzione è che non c'è storia. Tu quindi non hai pensato se ti servisse più un attaccante, non un centrocampista o un difensore? Non ho pensato niente, la cosa per me è molto semplice, quello che mi dice il direttore, quello che mi dice lui, per me è verità assoluta, non c'è un altro modo di lavorare, quello che mi dice lui mi fa sentire che non c'è storia, sarebbe per me una sorpresa se arriviamo al fine di gennaio e Nicolò va via, se lo fa dopo riunioni di emergenza per decidere quello che facciamo, perché la verità è che in questo momento non esiste niente. Lei in passato aveva detto sempre delle parole di difesa, di sostegno sempre. Per Nicolò. E continuo. Ecco, in questa settimana lei ha mediato, ha cercato di intervenire, ha cercato di convincerlo, ha cercato di convincere Pinto a non irrigidirsi. Come si può recuperare il rapporto, visto che lei dice che resterà? Il rapporto è buono, non bisogna recuperarlo. Il rapporto con la Roma, con l'ambiente. Il rapporto con l'ambiente, vediamo quello che succede. Prima di tutto vediamo quello che succede. In questo momento, dal punto di vista legale, la porta sta aperta. La mia convinzione è che sta praticamente chiusa, però è aperta. Qualche sorpresa può succedere nel calcio, non lo so, qualcosa può succedere. Però la mia difesa con Nicolò è sempre la stessa. È che ogni volta che gioca bene, gioca molto bene, gioca male, gioca orribile, lo dà tutto. È uno che dà tutto, punto. E in questo senso il mio rapporto con lui è stato sempre buono. E anche ieri era buono, però dopo non convocato, non puoi convocare un giocatore che vuole andare via, non puoi convocare un giocatore che la sua testa non è qui, non puoi convocare un giocatore che ti dice obiettivamente che non sta a punto. Una domanda molto obiettiva, sei capace di aiutare la squadra? No, non sono capace, in questo momento no. Non c'è guerra, non c'è bisogno di recuperare il rapporto c'è, non c'è nessun tipo di problema. Ci spiega che cosa è successo a Zaniolo in queste settimane, perché oggi non è qui con la squadra? No, il direttore ha parlato e per me ha parlato bene. L'importante è che abbiamo vinto la partita, l'importante è che abbiamo fatto un bel gioco di squadra, e dopo vediamo quello che succede. Io ho la mia opinione propria, ho la mia sensazione propria. La mia sensazione è che l'1 di febbraio sarà qua, è la mia sensazione. Però il mercato è aperto, esiste la voglia obiettiva di Nicolò di andare, però secondo me è di questo modo che lo sento. Se dovesse fare un passo indietro, lo accoglierebbe a braccia aperte? Che passo indietro? Ha detto lei che ha manifestato la sua voglia di andare via, Nicolò. Sì, ha manifestato la voglia di andare via, però non significa che va via. Ma perché? Anche io mi piacerebbe oggi stare a Londra a cena con la famiglia, io sono qua. Ma Marco, perché ha questa sensazione lei? Ho la sensazione perché Nicolò è un giocatore importante, Nicolò ha un valore importante di mercato, e le cose che sono sul tavolo ovviamente che sono impossibili per la società di accettare. Di solito quando esiste una voglia grande di un giocatore di andare via, questa voglia è accompagnata di un'offerta importante e difficile da rifiutare. Non c'è niente o poca cosa, e per questo la mia sensazione è che l'1 di febbraio sarà qua. E dall'1 di febbraio eventualmente, insomma, come si gestirà questa cosa? Come si gestisce? Chi lavora in merito di giocare gioca, chi lavora meno e non merita di giocare non gioca, e qualche volta si fa anche delle ingiustizie
come ho fatto io oggi spesso, che è di avere in panchina gente che lavora tanto per giocare, però io decido di no. E cerco di fare sempre il meglio per la squadra. Questo è dal mio primo giorno come allenatore fino a oggi e fino al mio ultimo giorno. Cerco di fare sempre quello che io penso che è meglio per la squadra. Se l'1 di febbraio Nicolò sarà qui con noi, sarà un giocatore in, in più e già sta. Ma lei si è sempre speso tantissimo per Zaniolo, l'ha difeso tante volte anche ultimamente, cioè un allenatore è deluso? Un ottimo rapporto con lui, per dire la verità, un ottimo rapporto con lui, ho cercato sempre di aiutare, lui mi ha risposto sempre con un sforzo massimo e per questa ragione anche quando la gente si aspetta più gol o più assist o più gioco, io sempre difendo quelli che danno tutto per me, per la mia squadra e sempre a fianco di Nicolò. In questo momento lui vuole andare via, è una cosa che io devo accettare, però dov'è la proposta accettabile per la Roma che possa dare un, una conseguenza a alla nostra rosa, perché se Nicolò va qualcuno deve venire e se Nicolò va a fare sei mesi a qualcun lato, anche se può essere un locale bello e un campionato bello, però sicuramente che non va lì a cambio di niente, perché questa è una situazione inaccettabile e mi dispiace che in questa storia sembra che Thiago Pinto esce come il cattivo della storia e Thiago Pinto non è il cattivo della storia, è uno che cerca di difendere gli interessi della Roma. Tir? Mister, buonasera. Ciao Tiru, come ciao, vai? Ciao, bene. Come va? Bene? Grazie, adesso sì. No, continuando proprio piccolo su questo discorso, lei ha detto se va qualcuno deve venire, ma in quel ruolo o magari in quel ruolo si sente coperto con l'arrivo di Solbakken e poi gli chiedevo come lo vede come giocatore o magari in, altra, in un altro reparto dove c'è mancanza? Di momento mi penso in questa cosa perché non vedo che è una cosa con la quale io devo perdere tempo, perché mi sembra che è una cosa che non va a succedere. Onestamente escono dei nomi, ho visto già De Olofeu, Ziyech, noi non pensiamo a nessuno perché onestamente penso che non va a succedere niente.